Ok, tutto fatto. Non è stato difficile. Che altro posso fare per te? Beh, fammi pensare. Rahim, sei una persona intelligente e pericolosa. Omar mi ha detto della tua idea per il nido. Cariche esplosive, davvero? Non ho mai parlato di esplosive. No, pianta. La si vede lontano un miglio quando menti. La mia idea funzionerà. Davvero? Pensi di essere immortale? Ma chi sei, mia madre? No, e lo sai. Nostra madre è morta. Cerca di essere più gentile con me. Sono l'unica famiglia che ti resta. Specie ora che Amir non c'è più. Tu sei Jade, giusto? Giusto. Volevo ringraziarti per ciò che hai fatto per me e dirti che mi spiace molto per la tua perdita. Ti devo la vita a te e ad Amir. Già, è vero. Vuoi ricambiare il favore? Fai in modo che quell'idiota di mio fratello non si ammazzi. Niente esplosivi, Rahim. Allora, può bastare così? Posso parlare con Brecken adesso? Innanzitutto vai a metterti dei vestiti puliti. Li troverai nella tua stanza, la 194. Perché? I miei non vanno bene? Ti serve qualcosa di più adeguato, ordine di Brecken. Chiamami dopo che ti sarai cambiato. Va bene, Rahim, sono pronto. Dov'è Brecken? Non così in fretta, amico. Se vuoi guadagnarti un posto tra noi, dobbiamo scoprire cosa sai fare. Vai alla palestra. Palestra? Ma che stai dicendo? È al piano più alto, appena un paio di rampe più su. Che domanda cretina è? Rahim, dove sei? Non ti vedo. Mi vicino. Sentirti a casa. In inglese Gru si dice Crane, no?
Benvenuto alla palestra. Cominciamo dalle basi. Devi imparare a correre. Devo imparare a correre? Che intendi? Fa quello che ti dico e basta, chiaro? Ora, salta giù fino in fondo. Ma sei matto? È un suicidio. Non essere fifone. Dai, non dici sul serio. Guarda e impara. Rahim! La mia gamba! So non muoverti! Vado a cercare aiuto! Ci sei cascato come un merlo! Sei un bastardo! Beh, non ti piacciono gli scherzi? Avanti! Porta qui le chiappe! Porca di una puttana! Oh merda! Oh merda! Bella scarica di adrenalina, eh? Ma vedrai che spasso. Non abbiamo ancora finito. Se vuoi sopravvivere all'esterno, devi sfruttare l'ambiente. I mangiacarne non sanno arrampicarsi, quindi più ostacoli ci sono in giro e meglio è per te. E ho preparato delle situazioni un po' particolari. Vediamo come te la cavi. A volte conviene strisciare attraverso i passaggi più stretti, così i mangiacarne avranno difficoltà a seguirti. Cerca di non rallentare una volta che inizi a correre. Là fuori, se ti fermi, sei perduto. Non male! Per un novellino. Bene! Sali su quell'impalcatura! E cerca di non cadere, perché non ci sono reti di sicurezza. Il mio preferito. Salta, aggrappati e tirati su. Se non sai farlo, non sopravviverai nemmeno 10 minuti. Passiamo alla vera prova. Torna alla gru e, mentre corri, metti in pratica tutto ciò che hai imparato. D'accordo, può bastare. Hai talento, amico. O forse queste cose non sono una novità per te. Allora, le avevi già fatte? No, giusto un po' di atletica leggera alle scuole superiori. Allora sei un prodigio della natura. Mai visto niente di simile. Che mi succede? Green! C'è qualcosa che non va. Rahim, cosa mi è successo? Oh merda, ti è venuta la tua prima crisi. Torna subito qui. Rahim, che diavolo mi è successo? Mi sto trasformando? Probabilmente no, spero. Quelle crisi sono sintomi dell'infezione.
Comunque ti conviene andare dal dottor Zer. Ti visiterà e forse ti darà un po' di antigen. Prima di andare da Zer, passa dal fornitore. Ti darà l'equipaggiamento per andare lì fuori senza che qualche mostro ti stacchi la testa. Poi Gretel spinse la strega cattiva nel forno e la bruciò. Gretel e suo fratello Hansel erano liberi di tornare a casa dal babbo, che era preoccupatissimo per... Un altro! Non posso! Mi hanno affidato un compito serio e nessuno nutre sospetti sul mio conto. Finora tutto bene. E quando il dottor Zer mi aiuterà a liberarmi da questi attacchi andrà ancora meglio.